Ciao, ed eccomi qui per questo piccolo haul. Vi devo dire che ci sono due negozi. Allora, no, tre prodotti di tre negozi: Douglas, Douglas, OVS. E per la prima volta sono andata in una bioprofumeria. Qui vicino a me hanno aperto una bioprofumeria. Mai entrate in una bioprofumeria, anche perché non ce ne sono qui di vicino, non ce n'erano qui di vicino. Questa bioprofumeria si chiama così, Camellia Beauty. E per cui per la prima volta ho fatto i miei acquisti in una bioprofumeria. Prima di tutto vi faccio vedere il resto, i prodotti che ho preso da Douglas. Allora, Douglas, Douglas, ho preso per la prima volta, scontata, la mia prima palette Mesauda. Questa sarebbe la Glam Ace. Ve la faccio vedere, ma probabilmente l'avete già vista, visto che è anni che è uscita, però io non mi ero mai approcciata a questo marchio. E visto che era scontata, ho deciso di prenderla. E queste sarebbero le colorazioni. Così adesso posso provare il mio primo prodotto del marchio Mesauda. Ho preso due saponette della Kiehl's, che sono quelle scrubanti, visto che sul sito di Pinalli non le trovo più per il momento, mentre sul sito di Douglas sono ancora reperibili e anche scontate. L'altro acquisto che ho fatto dal sito di Douglas è una palette di Elf. Allora, io di Elf ho già preso la Nude Classica, quella sui colori più classici, che voi avete. Io ho già registrato la recensione, però voi la dovete ancora vedere. E visto che la texture degli ombretti mi è piaciuta, ho provato ad andare su qualcosa di più colorato. Ve la tolgo dall'incartamento perché molto probabilmente così non si vede niente. Beh, l'incartamento è alquanto cheap. Comunque, questa sarebbe la palette e sono andata su queste colorazioni. Ce n'era un'altra che mi piaceva, che aveva dei bei colori accesi. Mi sono messa in lista se eventualmente ritorna di prendere anche quella, perché vi dico che queste palette con 15 euro le avete e ci sono 3, 6, no, aspettate, 6, 9, 18 colori. Per cui per 15 euro 18 colori e a mio avviso, vi anticipo già, di ottima qualità. Poi se continuate a seguire il mio canale più avanti, vi assicuro che ho registrato la recensione della mia palette di Elf. Comunque questa l'ho aggiunta per provare qualcosa di, tra virgolette, più colorato, visto che qui c'è un blu, qui c'è un giallo, c'è il verde, ma anche perché era l'unica che aveva un po' di colore. Perché là ce n'era un'altra che mi sembra che fosse troppo scura per un mio punto di vista. Per cui adesso vediamo se si riesco a recuperare anche l'altra che mi piacerebbe avere, che ha colori gialli rosa. È molto vivace come palette, ma se la sono già presa, per cui vediamo se ritorna. Per finire, sempre per un discorso di palette, questa l'ho presa da OVS. Vi devo dire che, a parte la palette di Elf, 15 euro, la palette di Mesauda scontata l'ho pagata 26 o 29, adesso non mi ricordo di preciso, visto che a prezzo pieno mi ricordo che costano sopra i 30, mi è stata data bene prenderla scontata. Questa qui è invece è la nuova palette uscita da Cosmify. Io non volevo prenderla perché dal sito non mi piaceva molto, non mi ispirava molto. Poi sono andata qui nell'OVS vicino e avevano questo stand giusto di questa palette. Allora, guardandola meglio nelle colorazioni dal vivo, ho deciso di prenderla. Questa qui l'ho pagata 19 euro, per cui anche questa qui non ho speso eccessivamente. Se non ricordo male, la fila qui sotto dovrebbero essere glitter, mentre qui ci sono degli scimerini e degli opachi. Questo sarebbe il range colore di questa
di questa palette. Diciamo che di questa palette mi sono lasciata convincere anche dal prezzo conveniente e visto che l'avevo vista anche in negozio mi scocciava a non prenderla. Passiamo ai prodotti di bioprofumeria. Allora, in questa bioprofumeria cioè io ci sono entrata chiedendo cosa cercavo, per cui sono stata indirizzata dalla ragazza che gestisce questo negozio su che prodotti prendere. Allora, beh, iniziamo con Honest Estradal Beauty. Vende anche candele di questo marchio Earth and Home. Adesso non so se si nota il marchio perché è argento su argento. Questo marchio l'ho visto girare anche su internet. Stavo quasi pensando di fare un acquistino giusto per provare questo tipo di candela. Poi guardavo se c'è scritto il prezzo. Questa qui l'ho pagata 20,95 euro. Di questi prodotti della bioprofumeria, dove sono attaccati i prodotti, vi faccio vedere anche i prezzi. Allora, visto che teneva queste candele, ho deciso di prenderla e ho preso Tepore d'inverno. Visto che siamo ancora in periodo invernale, ho deciso di rimanere su profumazioni invernali che sono alquanto speziate, però a sentirla dal tappino mi piace. Vediamo poi accesa com'è. Comunque mi ha detto che è una candela naturale, visto che stiamo parlando di una bioprofumeria, fatte con la cera di soia, se non erro. Comunque ho preso questa candela. Poi passiamo a prodotti corpo e prodotti anche viso. Sto un attimo guardando qui sotto i prodotti che ho, perché ci sono già andata due volte e visto che ho accumulato un po' di prodotti ho deciso di farvi questo video acquisti. Allora, ho preso la saponetta mandorla e zenzero per 3,90 euro del marchio La Saponaria, che servirebbe per fare lo scrub. Praticamente questo sarebbe un sapone che ha anche l'effetto di fare lo scrub e questa sarebbe la saponetta. Mai usata, vedremo che effetto che fa. Per 15,60 euro ho preso uno scrub viso. Di scrub viso me ne aveva fatto vedere di più delicati e di più scrubanti. Io gli ho detto che ho la pelle che faccio fatica a pulirli, i miei pori sono molto molto cattivi che non vogliono pulirsi, per cui nei miei esperimenti i prodotti delicati li ho già utilizzati e se non c'è dietro una bella formula di sapone che pulisce, su di me non vedo nessun effetto. Allora, secondo lei, mi ha consigliato di prendere questo che ha i granellini più grossi. È un semplice tubetto, sarebbe del marchio Mossa. Questo qui adesso non so se, eccolo qui, questo dovrebbe essere il marchio. Adesso non lo apro perché sto finendo qualcos'altro, per cui però vi dico che è uno scrub nero che ha dei granellini, per cui mi ha consigliato questo. Sempre rimanendo i prodotti di pulizia del viso, ho preso la mia prima spugna mare. Questo sarebbe il prezzo, 8,90 euro. Io l'ho presa perché le ho chiesto, visto che ho questo problema che sul viso che mi trucchi o che non mi trucchi, alla sera i miei pori me li vedo sporchi, e mi ha consigliato, sono quasi stata io a chiedergli se potevo integrare questa spugna. Allora mi ha detto che potrei prendere lo scrub, metterlo con le mani e massaggiare, poi per togliere il tutto utilizzare la spugna. Per cui devo dire che queste spugne mare io non le ho veramente mai viste e mai usate, per cui è una super novità per me. Anche di questa ho preso una formato più piccola perché avevo formati anche diciamo il doppio di questa, ma per il mio viso sarebbe stato troppo e visto che ho puntato sul discorso viso e non sul discorso corpo, perché su un discorso corpo ci potrebbe stare quella grande, però su un discorso viso mi basta questa piccola, però di certo costa. Vi devo dire che più grande è la grandezza, più costano, per cui quelle grandi costano sui 20 euro. Per quanto riguarda i capelli, ho voluto provare un balsamo. Dei balsami che sto utilizzando, di Garnier, Bottega Verde,
mi piacciono, però certe volte vorrei che mi lasciassero i capelli leggermente più morbidi. Per cui le ho chiesto se in fatto di balsamo avesse qualcosa per rendere i miei capelli più soffici. Allora mi ha consigliato questo qui della Saponaria, 7,60 € sarebbe bio balsamo, nutriente e ristrutturante per capelli secchi e trattati. Visto che mi faccio la permanente che ho sulle mèche, mi ha dato questo, però mi ha dato anche due campioncini. Diciamo che questo balsamo sarebbe una via di mezzo. Allora mi ha detto: prova questo, se ti va bene questo, ok, però ti do dei campioncini di balsami ancora più idratanti. Per cui questi sono due campioncini di balsamo, uno è del Domus Olea e balsamo 3 in 1 corpo e leggerezza, questo qui, mentre l'altro sarebbe di Giada. Per cui da provare anche in campioncini, sempre se l'effetto di questo non mi può piacere, ma comunque potrei sempre provarli. Per quanto riguarda le labbra, allora, io ho sempre le labbra secche. No, non c'è verso che trovi una soluzione che mi porti ad avere delle belle labbra idratate, che mi soddisfi il discorso. Il meno peggio che ho è quello di Mulac, che uso sia il scrub che il bottino da maschera da notte, e quello diciamo che fa anche il suo lavoro. Però i stick vi devo dire che non ce n'è uno che per quanto mi riguarda mi dia l'effetto di idratazione. Allora le ho chiesto per labbra super secche come bioprofumeria che prodotti mi potrebbe consigliare. Allora gli ho chiesto sia lo scrub che un balsamo da mettere dopo lo scrub. Allora mi ha dato questi due prodottini, sono del marchio Domus Olea. Allora questo sarebbe scrub maschera anti-age labbra, quei soliti scrub con i granellini. E se non erro, all'interno ci dovrebbe essere anche dell'olietto giusto per rendere le labbra ancora più morbide. Mentre come balsamo mi ha dato questo balsamo anti-age labbra normali o secche con acido ialuronico. Di questo balsamo mi ha detto mettene una bella quantità, specialmente di notte. Per cui vediamo l'effetto di questi due prodottini per le labbra. Incuriosita da queste, io avevo visto questo prodotto in una sua storia su Instagram, perché questa profumeria la trovate anche a un account Instagram. E mi aveva incuriosito il discorso dell'acido ialuronico. Allora ho deciso di prenderlo. Questo sarebbe anti-age, idratante e liliftante. Questo acido ialuronico mi ha detto posso metterlo da solo o sotto un'altra crema, per cui vedremo che effetto che fa, perché visto che è anche anti-age idratante, vediamo questo prodottino se per la mia pelle secca potrebbe andare bene. Questo non saprei dirvi il prezzo perché non c'è scritto e lo scontrino forse l'ho gettato via. E allora poi per altri due prodotti, poi ho finito. Per farmi la doccia, a questo 4,65 € gli ho chiesto un prodotto per pelle secca per farmi la doccia. Allora mi ha dato questo dell'Organic Shop Macadamia e Avocado. Non ho mai utilizzato questi prodotti, però ho l'intenzione di provarli. L'unica cosa che vi dico già che non mi piace. Però allo stesso tempo non avevo altre possibilità perché i prodotti da doccia che aveva lei in negozio sono tutti con il dispenser e io vado male ad utilizzare il dispenser sotto la doccia perché con le mani bagnate mi scivola il prodotto. Poi se lo appoggio nel porta sapone della doccia è fatto di plastica, diciamo che non è molto resistente e non mi fido appoggiare e schiacciare sopra. Per cui casomai sto pensando mi appoggio al muro e tento in qualche oppure se tolto il prezzo, mi asciugo le mani e vediamo come riesco a prendere il dispenser. Comunque mi ha dato
questo prodotto per la doccia, me ne aveva proposti due, perché io gliel'ho chiesto, oltre a questo, subito mi aveva proposto questo, poi mi aveva fatto vedere altri due, ma alla fine del farmi vedere io gli ho chiesto, guarda, io so di avere la pelle sul molto secco, specialmente le gambe, per cui mi ha consigliato questo. Per finire, un prodotto beauty, la mia prima palette Neve Cosmetics. Allora, come marchio beauty tiene Neve Cosmetics e Puro Bio. Di Puro Bio non mi ispirava niente, mentre di Neve Cosmetics mi ha ispirato questa palettina, che adesso le aveva sia questa che quella con i gattini, che è uscita tempo addietro, ma anche questa sarebbe l'ultima che è uscita. Però prima di questa ne è uscita anche una con i gattini e lei ce l'aveva. Vi devo dire che l'altro giorno sulle storie ho visto che le sono arrivate delle nuove matite occhi sempre di Neve Cosmetics e vi devo dire che mi stanno un po' ispirando, giusto per provarle. Però nel frattempo vi sfilo questa palette che sarebbe, si apre a libro e sarebbe con queste colorazioni. Qui c'è lo specchio e queste sarebbero le colorazioni. Adesso non so se in videocamera si noti, però mi ha ispirato molto questo verdogni, questo verde abbastanza acceso. Diciamo che rispetto all'altra palette, quella con i gattini, aveva colorazioni più neutre e mi ha portato a non essere molto convinta di acquistarla, mentre questa ha colorazioni un po' più pop, per cui mi ha ispirato a acquistare questa. Ok, vi ho fatto vedere questi ultimi acquisti che ho fatto, io vi saluto e ci vediamo in un prossimo video, ciao!